Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio San Paolo di Napoli, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, grazie all'assistenza tecnica di Danilo Datri e la collaborazione di Giovanni Izzo. Partita numero 8 della 14ª giornata di andata del campionato di Serie A. Di fronte Napoli e Bologna. Il Napoli, reduce dal prestigioso pareggio in casa dei campioni d'Europa del Liverpool ad Anfield Road, che comunque non sembra aver del tutto stemperato i toni nell'ambiente Napoli. C'è stato un incontro tra i giocatori e il presidente De Laurentiis, che finora conferma le multe, conferma anche il silenzio stampa. Poi vedremo nel dopo partita se ci sarà un passo indietro. Comunque non c'è neanche un grandissimo pubblico questa sera qui al San Paolo, superiamo di poco i 20.000 spettatori in questo restaurato stadio napoletano. C'è uno sparuto gruppo di sostenitori della Bologna nel settore riservato agli ospiti. Bologna, che dopo un inizio promettente di campionato, si trova adesso nelle zone di retroguardia, e Sinisa Mihajlovic, la vicenda la sapete tutti ovviamente, venerdì ha tenuto una conferenza stampa per parlare ovviamente della cosa più importante, ossia delle condizioni di salute. Però lui stesso ha detto di non essere affatto contento della stagione che sta disputando il Bologna finora. Il Napoli, che va sulla sinistra dove c'è la discesa da parte di Insigne, il tocco per Elmas che prova a girare l'1-2, Fabian Ruiz filtra Lozano in area di rigore, il tiro rete! Vantaggio del Napoli al 16esimo, ma attenzione, bandierina alta, e quindi l'arbitro che aveva convalidato il gol ferma. Non c'è il VAR, ma c'è, come ai vecchi tempi, la bandierina di Lo Cicero, che vede la posizione irregolare di Lozano. Vedremo se ci sarà un intervento alla VAR. Sospiro di sollievo per il Bologna, avevamo visto qualche giocatore mettersi le mani nei capelli, ha calciato molto bene Lozano dal basso verso l'alto, palla sotto l'incrocio dove era piazzato Scorupsi, che però non era riuscito a intercettare il tiro. Non c'è bisogno di VAR perché evidentemente la segnalazione di Lo Cicero era corretta. Bologna che batte una rimessa laterale nei pressi dell'area di rigore del Napoli, svarione, girata e palla che esce di niente, liscio di Manolas, girata, sembrava botta sicura da parte del Bologna di Zemaili, e il pallone che con spina inesorabilmente battuto è uscito davvero di niente. Proprio il giocatore argentino. Il vantaggio al Napoli, ha segnato Llorente al minuto numero 40, Napoli 1, Bologna 0. C'è stata un'iniziativa di Insigne che ha tagliato da sinistra verso il centro, il tiro di destro, la respinta corta di Scorupsi, si è avventato Fernando Llorente sul pallone che a quel punto a porta vuota non poteva sbagliare. Napoli 1, Bologna 0 al 40esimo minuto. Il gol ha sbloccato una situazione di sostanziale equilibrio che si era venuta a creare nella fase della partita. Adesso il Napoli sulle ali dell'entusiasmo, ancora Koulibaly fa un'azione addirittura da aletta sinistra che mette il pallone al centro, Scorupsi con il corpo interviene e per sua fortuna questa volta non c'era nessuno del Napoli. E allora qui siamo arrivati alla decima nel corso della ripresa. Poco fa il Napoli è andato vicino al raddoppio, tutto nato da un'azione della Bologna che ha pure conquistato un calcio di punizione, poi la difesa del Napoli ha avuto la meglio, Poli riteneva di aver subito fallo, ovviamente fuori area, comunque ha protestato a lungo, prima col guardialino e poi con l'arbitro. L'arbitro ha fatto terminare l'azione, che ha visto Insigne andare nuovamente in contropiede fino al limite, provare il tiro molto angolato anche se non potentissimo, la classica parata di Scorupsi, anche nel primo tempo ne ha fatto un paio così, si tuffa, non dà mai l'impressione di grandissima sicurezza, però devia in a corner. Koulibaly non controlla bene qui Llorente, che poi cerca di conquistare il pallone, ci riesce, il pallone arriva a Lozano, Lozano entra in area di rigore, ancora per Llorente il tiro, c'è una deviazione, la palla termina sullo fondo, deviazione fortuita di Insigne, Tomiyasu va di prima per, attenzione, Zemaili limite dell'area, Sansone dentro l'area dalla sinistra, Sansone prova il tiro a giro, c'è una deviazione, il pareggio del Bologna, il pareggio del Bologna con il gol di Skov Olsen, proprio il nuovo entrato in campo che tocca il suo pallone e segna. Vediamo che l'arbitro sta andando a invitare i giocatori della Bologna che si abbracciano o a rientrare, non sappiamo se ci sarà un ricorso al VAR. C'è stato un tiro di Sansone che è incocciato nella schiena di un giocatore del Napoli, è arrivato Skov Olsen che credo abbia toccato il primo pallone della sua partita mettendolo in
in porta e quindi pareggio direi improvviso della Bologna. Il gol viene convalidato, in pratica Pasqua stava solamente richiamando i giocatori della Bologna a non eccedere nelle esultanze. 13esimo minuto, Napoli 1 Bologna 1, ha pareggiato Skov Olsen, linea Milano. Attenzione, Napoli perde malamente il pallone, Bologna, Sansone, area di rigore, sinistro, deviazione, Ospina si salva con un colpo di reni, è stato provvidenziale Manolas perché il tiro di Sansone in diagonale era ben indirizzato, Manolas in scivolata ha fatto impennare il pallone, Ospina era già in caduta ma il colombiano ha avuto un ottimo colpo di reni. Da terra si è rialzato ed è andato a bloccare il pallone, ma adesso il Napoli la sta rischiando perché ha accusato il colpo, non rischiava nulla fino al gol di Skov Olsen, è arrivato il gol, adesso il Bologna comincia a crederci perché insomma può approfittare anche del momento non felicissimo per il Napoli. Insigne prova ad accentrarsi, poi lascia il pallone a Zielinski, Zielinski, Insigne, il taglio, palla che arriva Fabian Ruiz, la conclusione! La palla che dà l'illusione del gol, molti esultano, la rete si muove ma il pallone esce di pochissimo sulla conclusione del Napoli, si muove la rete, evidentemente il San Paolo che è uno stadio grande e quindi molti non hanno una visuale perfetta, hanno visto muoversi la rete quindi hanno esultato, in realtà è stata solo un'illusione ottica sulla conclusione proprio di Mertens, il primo pallone toccato, la palla è andata davvero di pochissimo al lato, quindi Napoli che ha dato vicinissimo nuovo vantaggio, Tomiasu per Skov Olsen che va sulla destra, buono il cross, c'è un buco, Sansone lo stop, il tiro, palla che va a lambire il palo ma è pericoloso, lì praticamente Maksimović non sta coprendo la sua zona perché il pallone arriva sempre a Sansone, la prima volta ha dovuto salvare Manolas con l'aiuto di Ospina, in questo caso il tiro di Sansone non è stato preciso, è terminato sull'esterno della rete ma era la posizione molto buona per calciare e insomma lì in quella zona dovrebbe esserci Maksimović. Occasione Napoli, un pallone rasoterra, non era proprio un assist, è intervenuto Mertens pronto a girare a botta sicura, pallone che è terminato di poco alto ma qua c'è la disperazione da parte dei tifosi della Napoli perché c'è da dire che la porta Mertens la vedeva, ha calciato a giro però forse forzando troppo, troppo potente, lui di solito questi palloni li piazza e il pallone è terminato alto sopra la traversa, braccia conserte per Carlo Ancelotti abbastanza perplesso mentre ovviamente rimane in tensione Miroslav Taniga, ne ha avuta anche per lui Sinisa Mihajlović, venerdì, attenzione, Bologna solo, gol! Sansone e il Bologna si porta in avvantaggio, 34esimo minuto, Bologna 1 Napoli 2, protestano quelli del Napoli per un fuorigioco ma mi pare che la partenza di Sansone fosse assolutamente regolare con un giocatore del Napoli che teneva in gioco tutti, esultano, grappolo di uomini per quel che riguarda il Bologna, quelli del Napoli ancora protestano ma forse non per il fuorigioco ma per un episodio in precedenza, l'arbitro comunque ha segnato il gol, l'esultanza ribaltata, la situazione alla San Paolo al 34esimo, Napoli 1 Bologna 2, ha segnato Sansone. Torniamo al San Paolo. Allora mancherebbero 15 secondi al 94esimo ma ripetiamo, si andrà almeno fino al 95esimo, 1-1 tra Napoli e Bologna, palla in aria, attenzione Llorente! E c'è il pareggio del Napoli, protestano quelli della Bologna. Stavo proprio dicendo che Llorente aveva appena avuto l'occasione per il 2-2 su un cross di Maksimović, vero e proprio attaccante aggiunto, e il suo colpo migliore, ossia quello di testa, ma non l'aveva angolato mettendo il pallone tra le braccia di Skorupski. Adesso pallone messo lì da Insigne, forse non con molta convinzione un giocatore del Bologna, non sappiamo se scivola o se ha subito fallo. Llorente si trova solo e non può sbagliare e trova al 94esimo il gol, a questo punto direi dell'insperato pareggio, ma vedremo se ci sono interventi al VAR. L'arbitro è deciso, ha messo il pallone al centro del campo, quelli della Bologna continuano a protestare su un lancio di Insigne non particolarmente smarcante, abbiamo visto un giocatore del Bologna, credo Bani, cadere e forse riteneva di essere stato colpito fallosamente da Fernando Llorente che a quel punto si è trovato il pallone solo davanti a Skorupski, non ha avuto troppi problemi a segnare, vediamo che sta parlando con il VAR Pasqua e quindi proprio all'ultimo respiro Mariani e Di Iorio, i due addetti alla VAR, sono chiamati a decidere su questa partita che adesso è sul 2-2, quindi recupero che si prolunga ulteriormente perché adesso saremmo al 95esimo. Ripeto, il contatto non l'ho visto ma mi sembra strano che un giocatore del Bologna sia caduto così e infatti vediamo che adesso l'arbitro che cosa fa, annulla il gol, c'è fallo,
fallo di Llorente, interviene il VAR, ha annullato il gol del Napoli. Era arrivato il pareggio, c'era l'esultanza, era arrivata la doppietta di Llorente, viene annullato. Dicevo, io da qui, dall'alto della mia postazione, non ho avuto modo di vedere bene il contatto, però mi sembrava molto strano che un giocatore, quando devi difendere un preziosissimo risultato, si accasciasse così improvvisamente senza contatto. Evidentemente il contatto c'è stato, l'arbitro a velocità reale non l'aveva visto perché aveva convalidato il gol, palla nel cerchio di centrocampo, poi intervento del VAR. Il VAR serve a questo, evidentemente l'irregolarità c'era, e quindi Napoli 1 Bologna 2, non c'è il pareggio del Napoli, non c'è la doppietta di Fernando Llorente, protagonista il VAR, esultano quelli della Bologna, fischiano quelli del Napoli, perché finisce qua. Il Bologna espugna il San Paolo, per il Napoli davvero la crisi non è risolta. Napoli 1 Bologna 2, questo è avvenuto con il brivido finale, visto che Fernando Llorente aveva pareggiato realizzando la sua doppietta, l'arbitro aveva convalidato, il VAR invece ha annullato, e quindi per il Napoli è sconfitta casalinga, pesante per il Napoli, arriva una sconfitta proprio nella settimana in cui sembrava che la crisi potesse essere risolta. C'era stato il bellissimo pareggio di Liverpool, c'era stato il mezzo chiarimento tra De Laurentiis e i giocatori, c'era stato un primo tempo tutto sommato discreto del Napoli, chiuso in vantaggio con un gol al 40esimo di Fernando Llorente, nel secondo tempo Napoli vicino al raddoppio, ma poi è arrivato il pareggio del Bologna con Skov Olsen al minuto numero 12. A quel punto Napoli ha cominciato a sbandare, il Bologna ha avuto un paio di contropiedi che potevano davvero colpire il Napoli, poi il Napoli ha ripreso a giocare soprattutto con l'ingresso di Mertens. Lo stesso Mertens ha avuto una grossissima occasione per riportarsi in avvantaggio, ma l'ha fallita, e poi Sansone ha trovato il gol del 2-1 al 34esimo minuto, che rifà tornare al successo il Bologna, che sale così a 16 punti in classifica e si allontana dalla zona pericolo. In pieno recupero il gol di Llorente, prima convalidato e poi annullato dalla VAR. Il Bologna ha vinto a Napoli, Napoli 1 Bologna 2. E allora, mentre i giocatori della Bologna vanno a ringraziare i tifosi arrivati fin qui a Napoli, a me non rimane che ricordare il risultato finale nell'ottava partita della 14esima giornata del campionato di Serie A allo stadio San Paolo di Napoli. La Bologna ha battuto il Napoli per 2-1. Riepiloghiamo il tabellino velocemente: Napoli in vantaggio al 40esimo con Fernando Llorente, il pareggio è una ripresa al 12esimo di Skov Olsen, e poi al 34esimo Sansone ha fissato il risultato sul 2-1. Grazie per l'assistenza tecnica a Danilo D'Atri e alla collaborazione di Giovanni Izzo. A tutti voi che ci avete seguito, rimanete sulle onde di Radio 1. Giuseppe Bisantis dallo stadio San Paolo ricorda il risultato finale: Napoli 1 Bologna 2, e vi auguro un buon proseguimento di serata.